Le persone mi fanno domande sul glutine. Ecco le risposte. Sono Susan Bowerman, dietologa professionista, e glutine è una delle parole che sento più spesso. Ma cos'è di preciso il glutine? In parole povere, il glutine è una proteina e si trova nel grano, nella segale e anche nell'orzo. Questa proteina, presente nel grano, nella segale e nell'orzo, dà forma ai prodotti da forno. È quella che fa sentire gonfi e rende il pane corposo. Ed ha anche le stesse funzioni delle altre proteine che mangiamo. Le proteine ci aiutano, ad esempio, a costruire e a mantenere la massa muscolare. E perché allora molte persone evitano questa proteina? Beh, il corpo di queste persone non è affatto in grado di digerire il glutine e quindi le definiamo intolleranti al glutine. Costoro devono evitare gli alimenti contenenti grano, segale e orzo. Poi ci sono quelle persone che dicono che assumendo glutine si sentono meglio, sostengono che in questo modo sono meno appesantiti e più lucidi e che tutto sommato vivono bene anche assumendo i carboidrati da tutti quei cibi che non contengono per niente grano, segale e orzo. Infine, la terza ragione per cui spesso le persone stanno lontane dal glutine è perché pensano che sia un modo per perdere peso. Forse molti anni fa questo poteva anche essere vero, perché a quei tempi evitare il glutine significava ridurre la propria alimentazione a molti meno cibi e costringeva ad eliminare prodotti che vengono usati quotidianamente, come per esempio il pane, e poi la pasta, i crackers, i cereali, tutti cibi che risultano essere ricchi di amidi. Ciò obbligava a scegliere proteine magre, frutta e verdura. Quindi le persone si rendevano conto che perdevano peso evitando il glutine. Oggi il problema è che, dato che molti scelgono di evitare il glutine, le industrie alimentari si sono organizzate e hanno intere linee di prodotti senza glutine che non sono necessariamente ipocalorici. Esistono muffin senza glutine con 400-500 calorie. Quindi il consiglio che voglio darvi è questo. Se volete evitare il glutine va bene, esistono molte alternative, ma sappiate che l'assenza di glutine non è di certo l'elemento che vi farà perdere peso, dato che senza glutine non sempre equivale a ipocalorico.